Si è tenuto questa mattina al Parco della Scienza, convocato dall'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnac, il tavolo regionale sull'automotive, anche a seguito delle richieste avanzate dal Comune di Teramo come tavolo principale. Prima del tavolo regionale si è svolto un incontro fra i componenti del tavolo provinciale per fare il punto della situazione e portare il tutto all'attenzione dell'assessore Magnac. Un incontro molto importante sull'automotive, chiaramente un settore che riguarda l'Abruzzo in maniera molto particolare. Riguarda molto l'Abruzzo, visto che il 48% dell'export della nostra regione lo fa proprio la filiera dell'automotive, con un fatturato di 8 miliardi l'anno e con una industrializzazione regionale dovuta soprattutto alla filiera dell'automotive che sfiora il 27% e che ci fa attestare non solo tra le prime regioni industriali d'Italia, ma tra le più importanti d'Europa. Segno questo che della responsabilità di cui siamo gravati noi amministratori per tenere alto un settore produttivo che fa veramente i numeri dell'economia abruzzese. Tenerlo alto in termini di competitività in un momento storico dove questa idea di competitività è diventata ancora più accelerata, considerando le grandi trasformazioni a cui non solo il mercato italiano ed europeo, ma quello mondiale è sottoposto, ad iniziare dalla transizione ecologica, green, il Green Deal imposto dall'Europa e tutta la spinta verso l'innovazione tecnologica che si declina poi anche in termini di transizione verde, a cui siamo tenuti a dare una risposta. Ma lo scopo di questo incontro qual è? Abbiamo deciso, il mio assessorato ha deciso di fare in modo che questo tavolo non si tenesse, come è stato fatto finora, solo a Pescara, ma che fosse il più prossimo possibile ai territori in cui l'automotive è presente. Teramo lo è, ma resta comunque un tavolo regionale, istituzionale, quindi con attori e protagonisti già individuati a monte negli anni passati, e sviluppa una riflessione necessaria, importante, non potremmo non farlo, sul settore che abbiamo detto essere il più produttivo della nostra regione.